Allora, stavo cercando un argomento per il video di oggi e diciamo che l'argomento ha trovato me, perché mi sono ritrovato i direct tutti pieni dello stesso messaggio. Io pensavo ci fosse stato quasi un comunicato ufficiale per quante persone credono a questa notizia. E ragazzi, stiamo parlando della notizia di Pioli. Ci sono state altre notizie in questi giorni, ho evitato di fare video su ogni cosa che leggevo, proprio perché secondo me alcune cose non erano molto credibili, ad esempio quella del rinnovo di Magnan, che siamo sempre allo stesso punto, ogni volta che c'è una pausa nazionale deve partire il rinnovo obbligatorio del portiere del Milan, prima era quel vecchio portiere e adesso è la roba di Magnan. Ieri ho sentito la notizia, sicuramente l'avete letta anche voi, che Magnan chiede 6 milioni, che non sono neanche una cifra spropositata. Vi ricordate negli scorsi mesi quando parlavamo del rinnovo di Magnan che arrivavamo a parlare di cifre sopra gli 8-10 milioni di euro, che quelle mi sembravano molto esagerate. Sui 6 milioni di euro secondo me ci si può accordare. No, il Milan non arriva a più di 4 e mezzo, si rischia di perderlo, ci sono già squadre su di lui, diciamo che si crea sempre quella roba di rinnovo sul Milan che potrebbe essere un problema ogni volta che c'è la pausa dei nazionali. E quindi secondo me alla fine Magnan rinnoverà con il Milan, non sono cifre così distanti da non potersi mettere d'accordo, e quindi quella crisi, quell'allarme generale ho preferito lasciarlo perdere, quindi non l'ho considerato più di tanto. E invece poi è uscita questa notizia di Pioli, che praticamente molti danno Pioli già per confermato per la prossima stagione del Milan, perché si parla di un Pioli che basta, che deve conquistare la Champions League, cioè cosa non dico già fatta, però diciamo è abbastanza difficile. Il Milan si sta giocando secondo o terzo posto con la Juve, il quarto posto è abbastanza lontano, il quinto addirittura ancora di più, quindi credo che comunque il Milan l'anno prossimo parteciperà alla Champions League. E quindi se basta solo questo per confermare Pioli, si può dire che Pioli l'anno prossimo sarà l'allenatore del Milan. E se fino adesso avevo fatto dei video in cui dicevo secondo me tutte le dichiarazioni, perché tutti quelli che parlavano, nessuno parlava di un possibile cambio sulla panchina del Milan, e secondo me era una roba normale. Tu non puoi andare da Ibrahimovic e dirgli che fa, Pioli se ne va? Sì, guarda, stiamo guardando altri allenatori, sto contattando Conte, sto contattando Thiago Motta, sto contattando Sarri per vedere di cacciar via Pioli, mentre Pioli sta sulla panchina del Milan. Beh, credo sia abbastanza impossibile leggere certe cose. E quindi quando i dirigenti del Milan, lo stesso Scaroni, parlavano di un Pioli che sta andando bene, che verrà confermato se dovesse continuare così, che non ci sono in questo momento idee di cambiare allenatore, mi preoccupava, ma non tantissimo, perché dicevo sono frasi di circostanza. Adesso invece, ragazzi, la situazione sta diventando seria. Quindi Pioli potrebbe veramente essere confermato sulla panchina del Milan. E questo credo che sia veramente strano per quello che abbiamo vissuto questa stagione. Perché poi il tifoso del Milan ha un problema, e io anche avevo questo problema, quindi vi capisco. Però poi con gli anni, magari anche avendo la fortuna di fare i video, mi rivedo i video e capisco anche dove ho sbagliato. Il tifoso del Milan va molto a momenti, cioè se il Milan arriva da 5 vittorie di fila, senza infortuni, con un gioco decente, tutti si dimenticano quello che è successo magari 5 mesi prima. Tutti, tutti. E questa è una cosa che ho imparato, ecco perché a volte cerco magari di essere coerente, e magari anche quando vedo una vittoria, ma che non mi convince, non sto lì a dire oh grandi Pioli numero uno, perché molti mi accusano, tu devi per forza criticare il Milan, devi per forza guardare male. No, cerco di essere coerente con il mio pensiero che ho avuto per tutta la stagione. Se penso che il Milan ha problemi di infortuni, non posso poi far finta che il Milan non c'ha più problemi di infortuni, perché magari sono passati 2 mesi in cui abbiamo giocato una volta a settimana in cui non si è infortunato nessuno. Appena abbiamo cominciato a giocare 2 volte a settimana, avete visto quanti siamo ritornati di nuovo i soliti infortuni muscolari, problemi e tutto quanto. Non è un caso, ragazzi. Cioè, queste cose qua non si possono dimenticare. Ora, io non voglio male a Pioli. Io non, se dovesse essere confermato Pioli, non verrete mai un video mio in cui sarò qui a urlare: oh, ma che cazzo fate? Che schifo, vergogna! Non tiferò più Milan. Non esisterà mai una roba del genere. Però, onestamente, ragazzi, dentro di me sarei deluso, perché tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che abbiamo visto quest'anno, si è parlato di ciclo finito, perché è stato anche un mini ciclo. Pioli non ha fatto niente di male come persona e per questo merita sempre rispetto, però come allenatore ne ha fatti tanti di sbagli. Cioè quest'anno, ragazzi, si parla, siamo secondi, ma non abbiamo mai lottato per nulla. L'unica competizione che potevamo vincere era la Coppa Italia e ci siamo fatti sbattere fuori. Europa League vediamo, perché per adesso non abbiamo fatto nulla. C'è chi parla di una grande stagione in Europa League, ma abbiamo battuto squadrette, ma proprio roba, ma manco salvezza Serie A.
Quindi vediamo, adesso abbiamo la Roma, è un grande test, ma anche lì non è che se battiamo la Roma vuol dire che abbiamo fatto una grande stagione. Per fare una grande stagione europea in Europa League, che non è la Champions League, ve lo ricordo, tu non basta che batti le squadrette, tu devi vincere l'Europa League. E allora lì già capirei il discorso del abbiamo un allenatore che porta un'Europa League dopo, cioè non l'abbiamo mai vinta, però un trofeo europeo dopo tanti anni, come cavolo fai a cacciarlo? Anche lì mi troverei in difficoltà io a dire oh, cacciate Pioli che ha vinto un'Europa League. Ma non mi potete dire basta la qualificazione in Champions per riconfermare l'allenatore e dimenticarsi di tutto quello che è successo. Poi c'è chi mi può dire io sono fan di Pioli dal primo giorno, l'ho sempre sostenuto, a me piace il Milan come gioca, anche nei momenti negativi per me Pioli era da riconfermare, allora io alzo le mani e non dico nulla. Però se mi dovete cambiare idea ogni 5 minuti, cioè il Milan vince 5 partite, va bene, allora dai, me lo tengo Pioli. Poi perdi una partita, no, ma che schifo, ma mandatelo via. No, allora così non va bene. Per me la mia idea è stata, io quest'anno sono partito con le migliori aspettative e con le migliori intenzioni per stare accanto a mister Pioli e all'inizio dell'anno, vi dico la verità, il Milan mi piaceva tantissimo. Mi piaceva veramente tanto come giocava, l'attitudine. E ancora oggi ci sono alcune cose che mi piacciono. Però non posso negare tutti gli errori fatti, non posso negare tutti gli infortuni, non posso negare il fatto che quest'anno in campionato non abbiamo mai lottato per lo scudetto, non posso negare il fatto della Champions League che siamo usciti fuori quando qualcuno cerca di far passare che alla fine la campagna europea quest'anno è andata bene. No, no, sei uscito fuori dalla Champions e hai battuto due squadrette del nulla. Quindi se dovesse veramente essere riconfermato Pioli, ragazzi, onestamente non mi riterrei soddisfatto e tutte le cose che dice questa società sono tutte cazzate, sono tutte finte, perché poi non mi potete dire vabbè, ma tu sei che non sei soddisfatto. No, l'ha detto il proprietario del Milan, ragazzi. Jerry Cardinale ha fatto un'intervista in cui ha parlato di rivoluzione, in cui ha detto che le cose non vanno, in cui bisogna cambiare. Non l'ho detto io che lo penso comunque, ma l'ha detto il proprietario del Milan. Cioè oggi leggo le notizie di chi si parla che dovrebbe essere allontanato, Moncada, cioè che è l'unico che non devi mandare via. Cioè l'unico che deve rimanere è Moncada. Furlani devi dare un calcio in culo per tutto il casino che è successo, che vabbè, stanno ancora indagando tutto quanto, ma già, diciamo, non è che a livello di risultati sia stato un grande. Quindi Moncada è l'unico che secondo me potrebbe meritare la conferma ed è l'unico che in questo momento si parla di sostituirlo, ed è una cosa che non ha senso. Ripeto, per quanto riguarda la cosa di Magnan, per me alla fine Magnan rinnova e sono le solite cose che devono essere dette in questo momento in cui non si sa di cosa parlare perché c'è la pausa delle nazionali. E onestamente sembra strano perché sono veramente pochi, però andare a leggere sotto i post in cui si parla del rinnovo di Magnan, del ma che ce ne frega, ma mandatelo via, ma quale 6 milioni di euro, ma è scarso e si rompe sempre, si rompe sempre, vi do ragione, ma dire che Magnan è scarso, ragazzi, cioè seriamente è un altro sport. Vabbè, fatemi sapere la vostra, io vi ringrazio, sempre forza mia, lasciate un like, iscrivetevi al canale, bella!